non fa più tanto freddo ormai, ho iniziato a portare il ventaglio. E se qualcuno sa cosa c'è scritto, me lo scrive nei commenti sulla pagina Facebook del club, piuttosto che in quelli su YouTube. Ma soprattutto mi interessa sapere chi è il Chi la giocatore. scatta? Esatto. Perché su questo qui ho qualche idea, qualche vago ricordo, ma non mi ricordo più di chi sia. Ma viene dal Giappone? Sì, è uno di quei ventagli giapponesi come quelli che abbiamo là nella vetrina. Guardiamo un tessuji un po' simile a quello che avevamo visto tempo fa, in cui c'era questa forma con Bianco che giocava qui. Adesso noi ci vediamo questa forma con Bianco che gioca qua a contatto. È una cosa che capita anche questa alle volte nelle partite d'handicap. Mette molto timore a Nero, che dice, oddio, adesso cosa faccio? Di solito facendosi prendere dal panico fa dei disastri e viene, insomma, fa dei disastri. Però in realtà è una mossa che non è buona per bianco, perché nero ha varie continuazioni con cui può ottenere un risultato migliore di quello di bianco. Le mosse di base sono tre. Una è questa, una è questa. E l'altra è, vediamo un po' se avete quale potrebbe essere la terza, prego. Sì, questa ha un senso, perché come avevamo visto in questa sequenza in cui il bianco veniva spinto di qua, poi dopo si trovava nel dilemma se perdere questa o perdere quella, e quindi si può capire. Però, per l'appunto, nell'altro caso avevamo in partenza una situazione del genere che metteva maggior pressione su questa pietra. Adesso questa è più bassa e quindi questa bianca, anche se a contatto, è un po' più libera. Per cui questa, che non è comunque brutta, cioè ha un suo senso, perché rafforza tutto questo gruppo per poi andare ad attaccare questa bianca. Comunque diciamo questa è un po' inferiore rispetto a come efficacia rispetto a quella che aveva nell'altro caso che avevamo visto. Quindi quasi, però non questa. È quella che vi sto chiedendo, una mossa in questa zona, proprio su uno di questi incroci. Quindi non è là né Ne avevo sotto, non è là né pensato, sopra. si può anche fare pinzare, cioè stretto, a contatto, no? Però lì Dove? potresti anche fare così, che sia Quello. molto strana come cosa, però. Quella mi è capitata in una partita, proprio di torneo, me l'hanno giocata, alla fine ero riuscito, Ha fatto qualcosa per scendendo, finisce. invadendo nell'angolo, ho comunque fatto Qualcosa hai qualcosa, fatto. però era stata Chissà una se lettura funziona, certo. estemporanea tra me e l'avversario, per cui non vi so dire niente. Beh, questa la facevo in una logica, la logica che chi gioca a contatto, no, per primo è in svantaggio di Certo, una libertà comunque, e sì, questo è chiaro. quindi diciamo tutto sommato potrebbe funzionare, Sì. però poi dopo chissà cosa succede, perché chiaramente è un macello. Quella lì è forse quella più incasinata, anche viene fuori Può bene. darsi, sì, sicuramente, Non anche è, perché io gio non comunque sei a giocherei quella, contatto pure tu, infatti. mentre queste due per esempio si Io aiutano. giocherei quella sotto, mille volte quella sotto, perché è quella più naturale che mi sembra più Tra senso. questa e questa. Sì, Ok, toccherei quella comunque. sotto. Una tua E non me idea a ne viene questo in mente punto un'altra, su quale potrebbe essere un'altra mossa? Allora, non questa, non sinceramente. Sì. questa, non questa, questa è già occupata. Forse Questa. Beh, no, dai, questa penso proprio di no perché questa sembra molto buona, no? Ho due pietre bianche collegate e queste due che... Cioè, è come se fosse stato un salto del cavallo in cui gioca bianco e poi nero va da un'altra parte e bianco lo taglia. Sembra buono per bianco. No, la mossa? Sì. E se provassi a Oh, scendere fantastico, la su. mossa è quella.
Ma io avrei detto più che altro quest'altra qua al limite, perché questa qua, diciamo, comunque fa pressione su Beh, bianco, però è troppo debole, dici. quando bianco ti gioca a contatto, allora il Non proverbio puoi. dice quando ti giocano a contatto fai a me, così Esatto. o così. Però ha un Ma senso quello anche invece giocare qua, mai aver pensato né qua quello. o qua, no? Perché guadagni libertà. Sotto Però ci avrei pensato ancora, però mi sotto sembra difende qui, debole, è però è troppo come fosse un debole, kickash, è cioè troppo debole. ti Cioè, giochi inviti a tagliare alla sotto, no? fine, poi inviti a tagliare e poi giocare sotto debole. Mentre questa va nel senso di quest'altra mossa, perché Ah, ho capito perché adesso. dividi a Che metà. tagli. Ma Esatto. scusa, allora per tagliare non è meglio ancora questa, che fai una bella forma e ti sviluppi anche verso il Sì, centro. però Ma questa devi essere qui, solido perché devi essere a allora, contatto, perché ti ha giocato a su contatto. questa poi lasci a bianco un po' di È mosse vero. per fare Perché forma, no? lui ti ha giocato a contatto, devi rispondere E qui che solido. fai? Giochi qui, giochi lì, Ma insomma. diventa un casino. È vero. È comunque un po' spiacevole, poi Il questo. problema è che lui ha contatto. Per Ho cui capito. la sequenza, di fatto la reazione più forte che può avere nero è davvero È giocare qua. quello. Poi dopo cosa succede? Allora, bianco non viene su così, questa è brutta forma, perché si fa fare a ne da una parte e dall'altra, no? E su questa ci sarebbe il doppio a ne. E questa è quasi nella posizione giusta, cioè quella giusta per rompere la forma di bianco sarebbe sta Certo. qui, però anche qua non è malaccio. Per cui bianco che va a questo punto a cercare libertà, per esempio può scendere. Cioè, che Andare poi in taglia, diagonale? cioè, la discesa aiuta a In tagliare. diagonale dove? Così? Questa è Certo. brutta forma anche lei, perché. Supponi che nero, vabbè, nero magari viene su, no? Però la diagonale ha questo problema qua, che quando c'è una pietra qui e tu vieni fuori in diagonale, lasci la connessione. Ora è qua, quindi il problema è ridotto. Però, so, questa per esempio è esente per chiudere tutto il lato, perché su questa di nero. Poi si può fare anche È una quello, forma un però. po' stretta, cioè adesso Allora. cosa fa bianco? Torna giù. È un po' costipato. Invece, se scende, minaccia poi di fare ad esempio questa per iniziare a scavare una base, piuttosto insomma, qualsiasi altra mossa da queste parti, approfittando anche della presenza dell'altra Lì sua non si può pietra, no? rispondere. Diciamo che nero adesso scende per davvero, chiude qua, e adesso bianco inizia a uscire cercando di allargarsi un po'. Per esempio così, così, così. Nero uguale. E bianco viene fuori. A questo punto nero può fare varie cose, dipende dalla partita. Continuare a uscire, pinzare, chiudere l'angolo, che va bene anche così per chiuderlo, dipende dalla continuazione. Però il risultato cos'è? Che nero, soprattutto in questo, dopo questa, qui è stabile e bianco è diviso in due. Ed è nero anche uscito verso il centro e quindi ha fatto un po' di influenza di qua. Poi bisogna vedere così, cosa c'è qui, no? Dovesse esserci il gruppo di bianco, forse bianco che sta attaccando nero. Ma se qui fosse una partita in cui c'è più una pietra di nero, se siamo così non va male. Questo bianco è sotto attacco, è vero che sta uscendo in vantaggio, però nero sta chiudendo questa zona, chiuso qua, e ci sono due gruppi bianchi che comunque un po' si dibattono. Quindi va bene. Le alternative quali sono? Le alternative sono queste. Allora, giocare sopra è un po', può dar luogo a un po' di complicazioni. Intanto perché bianco potrebbe giocare qui e poi c'è tutto un. Cioè, possono essere varie sequenze
che se è una partita alla pari e i due giocatori hanno più o meno uguali abilità di lettura, va bene, ok. Se è una partita d'handicap, bianco probabilmente riuscirà a tirare fuori qualcosa di più, perché può diventare molto complicata. Se bianco non vuole andare in complicazioni, invece gioca qua. Nero sale, bianco non ha una sorpresa che giochi per uscire. Nero dovrà collegare e bianco scappa. È abbastanza simile all'altra. Quindi nuovo un nero che ha fatto una sua base lì e c'è questo gruppo bianco che sta uscendo. La base di nero è un po' meno forte, però anche il gruppo di bianco ha un po' meno base, cioè ha un po' meno forma. Se no, l'altra, che è questa, la terza ed ultima, qual è il, diciamo, è, il suo problema è che nero ha risposto sotto. Nero rispondendo sotto perde l'opportunità di andare a fare delle cose nel senso di questa mossa qui, no? Cioè di dividerli tutti e due. Quindi per bianco quello lì di fatto è un kikashi, cioè una mossa che potrebbe anche lasciare, sta semplicemente spingendo nero giù in un lato. Però com'è che può proseguire? Per esempio così, pari. Un po' simile a quella che avevamo visto qualche lezione di Tesugi fa, in cui dai a Tari e poi estendi verso il centro. Nuovo Tari ed estendi verso il centro. È sempre lo stesso concetto. Prima fai i tagli e poi ti ritrai per guadagnare libertà e sfruttare eventualmente le varie scale. Nero immobilizza quella pietra, bianco fa un po' di influenza, nero blocca tutto perché sennò magari qui c'è la cattura in scala di queste due, no? Ok, il risultato è che nero ha fatto comunque il territorio che doveva essere suo. Bianco però fa la sua influenza, che se la partita fosse davvero quella che suggerivo prima non sarebbe un brutto risultato, perché questa zona non è malaccio.